Ciao a tutti amici, bentornati, bentrovati sul canale. Oggi, come avete letto dal video, sì, dal titolo, sarà un video molto molto breve, spero perlomeno, ultime parole famose, in cui vi parlerò, sarà un video aggiornamento sul del canale, ma penso che comunque qualcosa già si sia intuito. Allora, come avete potuto notare negli ultimi periodi, nell'ultimo tempo, negli ultimi periodi, sì, il mio canale sta prendendo una piega molto più libresca, ovvero sto parlando molto più di libri, recensioni di libri, il mio primo wrap-up, quindi, ovvero i primi aggiornamenti di lettura, ma sia qui che su Instagram. Sto improntando il mio canale, quasi totalmente, sui libri. Però, avete, come avete notato, spero, parlo anche di altro. Cose, argomenti come di cui di vita vissuta, cioè di vita vera, quindi la mia malattia, problematiche che ho avuto, che ho avute, vicissitudini, mie esperienze personali riguardanti amicizie, amori, quindi si parla anche di sentimenti e cose del genere. Argomento che non vedete più sul mio canale trattato è il beauty, e quindi questo video nasce proprio da quella necessità, ovvero dalla necessità di spiegarvi un po' le mie motivazioni, per cui abbandonerò momentaneamente quella tipologia di video. Allora, ho deciso di. Io sono nata, tra virgolette, infatti il mio canale Mia Leccannella è nato essenzialmente come canale beauty, quindi come canale in cui si parlava di trucco, di nonostante io non sappia truccarmi, di prodotti cosmetici naturali, perché, ma io continuo lo stesso a. Tuttavia, io continuo lo stesso a truccarmi, a lavarmi, a mettere profumi, quindi cioè a profumarmi, a mettermi creme, oli e quant'altro. Quindi non è perché io ho smesso di fare video su quella tematica, allora non mi lavo più, non mi trucco più, no, non è così. Ho solo svoltato un pochino perché ho visto che, sia come riscontro che, come feedback, ma anche io non mi sentivo a mio agio, nel parlarvi, di quelle cose, di parlarvi di quegli argomenti, perché, sì, prodotti che utilizzo, sì, mi trucco, ma, non è nelle mie corde, non è una mia grande passione, ecco, nel trucco, nei prodotti cosmetici e quant'altro. Nonostante io comunque abbia avuto delle scoperte veramente pazzesche per quanto riguarda il beauty, eccetera, io che utilizzo prodotti naturali e quant'altro. Allora, tutto ciò nasce dal fatto che mi sono data un po' al minimalismo, ovvero prima ero molto più acquisto compulsivo, nel senso che, è uscito questo prodotto, questa crema nuova, la devo avere a tutti i costi, deve essere mia. Questo, deve essere mio, lo shampoo, oddio che bello, lo voglio comprare. E ero arrivata ad un punto che, ve lo giuro, avevo accumulato una trentina di shampoo, di cui la metà li ho buttati, ecco, balsamo, che non vi dico quanti, creme corpo, le aprivo, erano tutte rovinate. No, non era proprio possibile la cosa, non poteva andare avanti. I soldi io non è che me li guadagno, però, io prendo una pensione minima, perché li devo buttare così, non i prodotti che poi vanno sprecati, cioè no. Da lì ormai sono 6-7 mesi che io come finisco un prodotto lo ricompro, come vedo che sta per terminare lo ricompro. Sono anche molto brava perché nei supermercati,
dove mi fornisco. Io raramente adesso acquisto online perché ho trovato delle ottime varianti, nel senso che ho trovato degli ottimi prodotti, degli ottimi marchi anche da supermercato con ottimi prodotti, con ottimi ingredienti, scusatemi, costituiti da ottimi ingredienti testati al nickel. Mi ci sto trovando benissimo e continuo con quei prodotti lì. L'uniche cose che ancora continuo a acquistare online sono gli shampoo e i balsamo, perché io sono molto in fissa con i capelli, con la cura dei capelli, e quindi ci vado molto dietro con impacchi, cose, e prediligo ingredienti naturali e quindi totalmente naturali. E quindi mi butto più sugli shampoo, ecco, o sugli shampoo e creme corpo. E seno soprattutto. Per quanto riguarda il viso, veramente non vado più, non vado più. Poi comunque la stessa regola vale. Finisco un prodotto, termino un prodotto, lo ricompro, non è che accumulo. E ho notato che ho anche più spazio nelle mie postazioni, nella mia postazione di creme, olio e quant'altro. Quindi è inutile fare video su prodotti nuovi. Io non sono più aggiornata sui prodotti nuovi che escono, creme, oli, creme viso, creme corpo, make-up, Nabla, che fa una collezione. No, davvero, io non ci sto più dietro, non mi interessa più di tanto. Ho le mie matite, quindi compro sempre quelle, ho i miei ombretti e compro sempre quelli, uso sempre quelli, ormai, ecco, è inutile. Cosa vi porto a fare? Cioè, cosa vi porto sul canale? Che poi oltretutto ho notato che non sono neanche seguiti. Cioè, ecco, non. E quindi ho deciso, è stata la mia volontà, ma per ora, poi mai dire mai nella vita, mai dire mai nella vita, come mai avrei pensato di portare il mio canale su veramente nella direzione dei libri, cioè mai avrei pensato, eppure ecco, quindi mai dire mai, può essere pure tra un mese, tra 3 mesi vi dico: ah, ho ricominciato a comprare cose, farò video beauty, prodotti finiti e quant'altro, quindi. Mai dire mai nella vita, però per adesso, per ora, ho proprio la necessità di staccare da parte di quei video, per parlarvi appunto nel parlare di quei video, e quindi spero che voi apprezziate un po', no, la mia sincerità, e comunque continuerò a parlare, come già vi ho detto, della mia malattia, perché ho visto che sto aiutando delle persone e questo mi fa tanto piacere, per cui questo continuerò a farlo, continuerò anche a parlarvi di argomenti che so verificando, sto studiando e quindi voglio approfondire alcuni argomenti che voglio portare sul canale. Però il canale sarà, ve lo dico già da adesso, incentrato per il 70% sui libri. Quindi, per chi di voi non è interessato all'argomento, non gli interessa niente, ah, non gli piacciono i libri, non gli piace leggere, non è appassionato di lettura, e quant'altro, può anche disiscriversi. A me non interessa, ecco, ma che non mi venisse magari poi a mandare messaggi privati su Instagram di offese, insulti e critiche, perché accetto le critiche costruttive, ma le critiche offensive, sinceramente, no. Quindi, quelle che ti buttano giù, no. Quindi, critiche costruttive, ok, ma no. Critiche offensive, no, ok che siamo su YouTube, ma non è che uno è giustificato nel trattarti male, ecco, nell'offenderti, perché è un personaggio pubblico, cosa che io non sono, però ecco. E nulla, quindi tutto qua, il mio era solamente un'informazione di servizio, che comunque penso che già abbiate notato sul mio canale, ormai sono un po' di mesi che non tratto più di beauty. Quindi chi non volesse più, ripeto, si riscrive tranquillamente, amici come prima, a me non mi interessa. Ciao, è stato un piacere, grazie per avermi seguito fino a qui. Ecco, non è un problema. Quindi si riscrive tranquillamente, ripeto, non è un problema. Ultima cosa, e poi veramente vi lascio: io non amo i sub for sub. Quindi chi sotto scrive. Cioè, lo dico, lo confermo, ed è successo perché mi è capitato di gente che si è iscritta scrivendomi sotto, sono iscritta al tuo canale, iscriviti al mio. Io non le faccio queste cose, non le faccio perché seguo canali che mi interessano, canali di persone che mi piacciono e canali che sceglie Jessica. Per
Non che li deve scegliere X o Y per me, no, li scelgo io i canali da vedere, quindi è inutile che fate queste cose perché tanto io non vengo a visitare il vostro canale, non mi iscriverò mai al vostro canale, quindi è inutile. Mi è capitato di ragazze che hanno visto che io non mi sono iscritta sul loro canale, si sono iscritta al mio. Viva la maturità e va bene così. Vabbè. Niente ragazzi, vi saluto, vi lascio le vostre cose. Grazie per aver guardato il video e per chi avesse guardato il video per la prima volta, ciao, io sono Jessica, la cicatella, che nonostante ciò legge tanto, quindi così va. Ciao, un bacione alla prossima. Per chi resterà, ovviamente, per chi resterà, Jessica, devi dire un bacione alla prossima, per chi resterà. Ciao.